la FIOM ha disertato quello che doveva fare, cioè il suo compito principale, che era quello di organizzare i lavoratori per una ribellione sociale contro quello che sta succedendo. Non c'è nessuna possibilità di alleanza e dentro e fuori dal Parlamento. Noi vorremmo che molti di quelli che si riconoscono in questo momento nel PD e in SEL si facessero delle domande su quella che è la coerenza, ad esempio, di SEL. Non c'è il rischio che così però poi la sinistra rimanga divisa e soprattutto voi andiate poi da soli? Noi andiamo sicuramente da soli, perché l'unità non si fa di sigle, non si fa di cartelli, l'unità si fa su un programma. Il nostro programma in questo momento è unico, non per autoproclamazione, ma perché noi, incontrando compagni e compagne di altre esperienze, di altre realtà politiche, non riscontriamo in altre organizzazioni quelli che sono i punti caratteristici della nostra proposta politica. O una sinistra rinasce su un terreno anticapitalistico rivoluzionario o non ha un futuro davanti a sé, se non quella di essere reggicoda di Matteo Renzi, che devo dire è piuttosto impegnativo, ecco, come parabola conclusiva di una storia. Per noi il gruppo dirigente del Movimento 5 Stelle non è un alleato un po' contraddittorio, un movimento che è per noi un movimento populista reazionario, è proprio un avversario del mondo del lavoro, lo è in termini di proposta sociale, perché il programma dei licenziamenti di un bel po' di lavoratori pubblici e privati, salvo l'indennizzo di un salario di cittadinanza di 600 euro lordi, è esattamente una proposta filopadronale. Lo è dal punto di vista sindacale, perché propone la dissoluzione del sindacato in quanto tale, non la critica di questo o quell'altro sindacato. Lo è dal punto di vista politico, perché propone una repubblica web senza partiti, senza sindacati, senza organizzazioni collettive, in cui uno vale uno, nel senso che ognuno è da solo davanti alla tastiera di un computer a dire sì o no ai pronunciamenti, alle sentenze, diciamo, di un guru, oppure, cioè, di un profeta o di un califfo, ecco, mettiamola come vogliamo. Ma non rischiate così, con questo ragionamento, di spaccare ancora di più la sinistra italiana? No, noi diciamo l'incontrario. Forse nel frazionato mondo della sinistra noi siamo quelli che ha la tendenza più unitaria, perché noi diciamo una cosa: nell'indipendenza, ovviamente giusta, di tutte le organizzazioni del movimento operaio, noi chiediamo una questione di coerenza e di verità, cioè il fatto di unificarsi sì di fronte agli interessi dei lavoratori contro gli interessi dei banchieri e dei capitalisti, e che debba partire però da questa condizione principale: o si sta con i lavoratori o si sta con i banchieri. Cioè, o si sta con i lavoratori di Genova, con gli autoferrotranvieri che fanno i 5 giorni di blocco, in cui tutta la burocrazia sindacale e in più la sinistra politica, diciamo, ha avallato, diciamo, un accordo, diciamo così, a ribasso, o si sta con questi o si sta con la reazione, ecco. Il punto è: vogliono le sinistre politiche sindacali italiane unire le proprie forze nell'azione a difesa del lavoro contro gli avversari del lavoro, oppure vogliono, per di più in ordine sparso, cercare il proprio principe da corteggiare nella rappresentanza delle classi dirigenti, e magari oggi cercandole e trovandole in Matteo Renzi? Vendole Landini sembrano dare una risposta. Noi proponiamo anche a loro una risposta opposta.